C'era un intervento, una richiesta di intervento, facciamo parlare prima lui che... Niente, io vedo che il mio intervento è stato ripreso sia dal sindaco sia da Francesco, perché io dagli analisi che avete fatto mi sono, diciamo, in un certo senso rallegrato, perché una roba B, diciamo, è acqua quasi oltre un minerale, mi sembra di capire. Però non dimentichiamo, per questo dico che ripeto, non dimentichiamo che la BP è una bomba ecologica che è quella zidera. Quindi non va, voglio dire, non va sottovalutato. Non è perché gli esami sono stati positivi, non penso che avete ripreso, per questo voglio dire, forse era inutile, diciamo, però voglio dire, no, si devono, siccome ha già dato per quanto riguarda la chimica, eccetera, no? Ma possibile, voglio dire, non faccio nessuna accusa a nessuno, voglio dire, anche dagli analisi che sono stati fatti. Ma possibile che in quasi tanti posti, l'Italia è così grande, eccetera, possibile che le fabbriche sono qua, tipo la CICA, possibile che il luogo qui a Siderno doveva, diciamo, nascere e fare l'impianto di chimica qui a Siderno? Io non dico che è la chimica, però voglio dire, dove a Siderno? Voglio dire, in un certo abitato, in tanti posti, in un certo abitato, perché ormai quando inizia un certo abitato, in tanti posti dispersi che ci sono, proprio a Siderno doveva nascere, e questo che dovremmo vedere. Non, io capisco, voglio dire, che gli analisi che ha fatto la CICA possono essere, diciamo, ma voglio dire, secondo me un percorso va fatto, dovrebbe fare una, voglio dire, un rastrellamento delle zone, vedere se non è solo la CICA, se ci sono altre fabbriche, perché è fatto strano che voi mi dite che a gennaio è aumentato, poi è diminuito, naturalmente, siccome io stavo buttando un qualcosa o sversavo qualcosa, visto che c'era l'anno, può darsi pure che, diciamo, in quel momento ho frenato, diciamo, la fuoriuscita di quel liquido. Perché se no, non si spiega come può succedere. Era questa l'ipotesi che abbiamo avanzato. Questo l'ho detto, ma secondo me si può verificare solo in questo modo. Ma... io ritengo che dobbiamo tenere alta, diciamo, un grido d'allarme veramente, non possiamo accettare, perché lui diceva il dottore Cataldi, i tumori, non dimentichiamo che a Siderno la maggior parte non si sa, ma c'è un indice di malattia tumorale di grandissimo livello, quindi non ce lo dimentichiamo, veramente non è che voglio fare allarmismo, visto che io sono anche nel settore, io conosco tante situazioni che non si sanno, ma c'è un alto tasso di mortalità di malattia tumorale. Per cui io ritengo che veramente bisogna investire lo Stato, le regioni, quello che volete, ma bisogna, secondo me, fare un qualcosa nell'immediato. Non trascurare questo momento. Dottor Marta, solo investire qua, la cosa, come sindaco, ho il dovere di guidare questa questione. Vede che io, fino adesso, passe false, non ho fatto fare, perché? No, dito il voto, perché? Perché so benissimo che se gli stessi dati li porta Arturo Rocca e Franco Martino, anche il sindaco gli stessi dati, su analisi nostre, allora ridono tutti. Le analisi sono avallate e fermate dall'ARPACAL e dall'assessorato all'ambiente regionale, perché così sono ufficiali e nessuno le può negare, è chiaro. Credo che già anche il Ministero dell'Ambiente è stato allertato dalla questione. È chiaro che l'obiettivo nostro è non solo di accertare le cause per evitare che si ripetano, perché il problema, siamo contenti che sia diminuita, significa che lo scherzo è facilmente individuabile se c'è stata la preoccupazione, perché noi l'altro giorno abbiamo parlato alla riunione alla Regione con l'assessore Rizzo e con il direttore generale. Abbiamo parlato pure di come bonificare sta roba qua, bonificare tutta la falda. E logicamente deve cominciare a vedere dove la scarica a mare, poi te la trova a mare. Però il problema è la bonifica, capire da dove viene e quanto viene. E questo lo stiamo facendo con la massima ufficialità, perché quando il dato l'ha acquisito l'assessorato regionale all'ambiente, nessuno lo può negare più. Ed è chiaro che questo è il momento in cui noi ci dobbiamo liberare con la bonifica delle 900 tonnellate che ci sono. No, non è che lo possiamo dormire. La Cardino l'altro giorno, come diceva Arturo poco fa, si è meravigliata, si trova un problema così grosso, ma mi pare che qua nessuno sia. Noi non vogliamo che si allarmi, però è bene che si riflettano un pochettino su questa questione. Scusa. Sì, un attimo, volevo
Facciamo una cosa, facciamo gli altri interventi, altrimenti si dice. No, volevo solo ricordare che adesso a questo punto la fabbrica c'è e si vedrà come agire, però l'amministrazione comunale un passo l'ha fatto perché ha fatto una delibera in cui si impegna a non far più che non ci sia più uno stanziamento di tipo chimico sul territorio. Facciamo parlare. Sì, volevo dire che qualche cosa mi fa pensare, al di là che io sono stato in ospedale a Reggio, no? Per una questione, diciamo, seria, e lì ebbi anche il saluto del sindaco, pare in quel luogo, e a Reggio Calabria, che ci sono veramente delle specialità per quanto riguarda la neurochirurgia, e lì c'erano, diciamo, cittadini di Siderno, che in 14 giorni, almeno 5 cittadini di Siderno, sulla questione dei tumori, eccetera, e altre cose, erano lì che venivano curati. Quindi io dico, se a Siderno in 14 giorni, no, ci sono 5 di Siderno, facciamo un'analisi di quello che succede, oltre a quelli che vanno a Bologna, quelli che vanno in altre città d'Italia, eccetera. Adesso io, la domanda precisa è questa, e penso che la risposta ci sia. Quando praticamente la trielina è stata bandita molti anni fa, se non qualche, un po' di anni fa, queste ricerche le ho fatte e le ho viste. Quindi alla trielina sono subentrate quelle tre sostanze che dicevate voi. E allora, escludendo l'ABP, perché a questo punto l'ABP, il terreno sembra non inquinato a questo punto, no? Esclusi i bidoni, dobbiamo dire che non è l'ABP per il momento, al di là di quello che ha fatto negli anni l'ABP, che lì si dovrebbe veramente il comune diciamo, farsi rivalere su quello che è successo ai cittadini di quella zona e non solo. Allora io dico, se ecco, si è trovata questa sostanza, le tre sostanze che hanno sostituito la trielina, significa che lì qualcuno la produce e la manda in aria. Allora, a distanza dei composti organici volatili, bisogna fare anche questo monitoraggio, voglio dire, che non so se li stanno facendo o meno. Ecco, quella fabbrica, la SICA, secondo me, doveva mettere mano a tutte quelle prescrizioni che l'AIA della regione gli ha chiesto, l'ufficio AIA. Ora, al sindaco voglio dire questo. È vero che la SICA fa due sostanze, no? Due settori, due linee. Una delle due linee è sono sostanze chimiche che poi sono accertate sottoterra, queste cose qua più o meno. Bisogna pulire le vasche e quando si pulisce le vasche o piazzale o qualche cosa, si mette un prodotto o qualche cosa che va sottoterra e quindi ecco perché magari sono fantasie per il momento. Però queste cose possono essere sotto e sotto sotto. Quindi i carotaggi si possono fare pure non arrivare a 7 metri, perché bisogna arrivare per forza lì? Si possono fare anche superficiale, 1 metro, 2 metri, 3 metri, per vedere le sostanze volatili, come si sono fermate sotto e sotto. Allora è chiaro che io arrivo in andare, vedete che c'è pure fare la piscina a Pantanizzi, dove i bambini vanno 2 volte la settimana e si bagnano e via di seguito. Allora sta la piscina, come vengono lavate i metalmeccanici? Sulle piscine, bene il sindaco fa a valorizzare, a vedere tutte le ditte che lavorano lì a Pantanizzi in modo da trarre le conclusioni, possono essere sostanze delle officine o di altre cose, però una cosa è certa, quella che dicevo prima, la trielina è stata bandita, quindi adesso negli ultimi anni ci sono le tre sostanze che hanno sostituito la trielina. Grazie. Allora, io credo che se ci sono altri interventi se ci sono altri interventi per ribadire, allora noi abbiamo fatto la richiesta che venga fatta una mappatura completa di tutte le attività produttive che ci sono sul territorio comunale e chiarire che sostanze lavorano e chiarire come smaltiscono i reflui e se hanno le autorizzazioni. Io credo che questa sia una richiesta precisa a cui l'amministrazione deve dare seguito e si è impegnata a dare seguito, pertanto
Se abbiamo interventi di questo tenore, facciamo, ecco, risparmiamoci in maniera tale. Le vasche di decantazione che ogni industrietta artigiana purtroppo dovrebbe avere. Sì, ma questo è compreso all'interno di questa richiesta che noi abbiamo fatto. C'è Natale Amato che può intervenire. Arturo, solo per risponderti, quando abbiamo fatto le delibere in consiglio comunale, impegnandoci, ci siamo anche impegnati a fare il censimento, quindi è già un impegno che l'amministrazione ha assunto. Questo è bene che i cittadini si sentano. Sì. Allora, prima cosa, buonasera, vorrei sapere, oltre al censimento, credo sarebbe importante capire anche quanto hanno l'autorizzazione allo scarico e quanto possono scaricare, nel senso, sindaco, la situazione a Pantanizia a livello di collettamento fognario come è messa? Ma sappiamo se c'è comunque quella zona, le attività produttive per quanto riguardano solo i bagni, soltanto i reflui non industriali, c'è un collettamento in quella zona alla rete fognaria o no? Il collettamento alla rete fognaria ce lo stiamo potenziando proprio adesso, però un conto è l'attività loro, perché qua, Amato, io non è che voglia mettere in rivoluzione a tutto il comune, ma io ho la vaga sensazione che moltissimi impianti di depurazione per attività produttive non funzionano, chiaro? E questa è la volta buona per cominciare a ordinare queste questioni. E ho la sensazione che qua più di uno non vuole capire che quanto prima arriveranno in AS a fare i nostri controlli, perché i vigili nostri non esistono. I vigili sanitari sono impegnati e credo che in AS si occuperanno di queste questioni, perché si fa l'impianto e poi si scarica direttamente nella fogna. Noi abbiamo problemi sul depuratore che riguarda tutta la comunità, che deve trattare solo liquami urbani sostanzialmente, perché là ti arrivano tutti gli scarichi che i depuratori non funzionano. Questo è lo scenario. Io non voglio allargare, perché toccando queste cose sta saltando fuori tutta questa faccenda. Io non voglio allargare il discorso e dimenticare che c'è una sostanza cancerogena. È chiaro che una volta che parte questo processo si deve raccomandare. Comunque io volevo aggiungere, l'ha detto Franco, però volevo anche cercare di rimarcarlo, che nel monitoraggio dell'osservatorio è stato anche compreso uno screening sia del sollevamento che c'è lì vicino alla fornace, perciò tutti i reflui provenienti sia urbani che magari pure di coloro che avrebbero potuto sversare anche illecitamente nella fogna, lì i reflui sono usciti completamente negativi, sia reflui e sia il torrente Lordo che arriva a mare nel bacino, perciò questa è una questione soltanto esclusivamente della falda. Poi, sindaco, mi permetta, io penso che sia stato fatto un certo allarmismo non giustificato. Sicuramente è derivato anche da un'ordinanza che ha fatto abbastanza in confusione, perché non si può scrivere che si vieta l'utilizzo per scopi irrigui e poi mettere anche il consumo umano. Cioè, mettere consumo umano significa, uno può benissimo pensare che potesse essere anche l'acqua potabile, che poi si riferiva all'ordinanza, all'acqua. No, avete chiarito dove, Anna? L'avete chiarito, ma non con un comunicato. Il comunicato è stato nostro all'osservatorio. Non è stato specificato che quel discorso relativo al consumo umano era solo pertinente al consumo umano di acqua proveniente dai pozzi e non dall'acqua potabile. Aspetta. Però vedete, là ci sono famiglie che ancora stanno fermi, sì, anche perché non hanno acqua potabile. Bastava scrivere consumo umano relativo all'acqua dei pozzi. Poi si mette anche un giornale locale, fortunatamente a tiratura limitata, dove mi dice che per anni abbiamo bevuto acqua avvelenata e il gioco è fatto. Cioè, c'è stato ma io dico, non tanto per il fatto dell'allarmismo, perdiamo pure il lavoro che facciamo, perde anche di credibilità a questo discorso. Poi comunque noi come osservatorio abbiamo fatto un comunicato in cui la cosa l'abbiamo chiarita, e questa cosa l'abbiamo chiarita anche il 2 marzo quando abbiamo fatto. Comunque un'altra cosa, tornando al discorso dell'ordinanza, credo sarebbe pure il caso, se si parla di acqua per scopi irrigui,
perché consentire a vendere gli ortaggi tutta la zona della Lamia, dove vengono coltivati, proprio lì dove si innaffia con quell'acqua di cui è vietato l'utilizzo? Cioè, o la facciamo, io non voglio fare polemiche, però mi consente, non si può vietare l'utilizzo dell'acqua per scopi irrigui e poi fargli vendere i finocchi. Cioè, io sono del parere. Se tu hai guardato, tutti questi che vendono non hanno autorizzazione. Ho capito, però la gente va a comprare. Io vi sto dicendo una cosa. Noi siamo del parere, come osservatorio, dalle analisi è emerso questo. Quasi sicuramente, spero, le analisi almeno le nostre, spero che vengano fugate anche quelle dell'ARPACAL. Mi auguro che anche quelle siano negative. Secondo me sarebbe importante, prima di ogni cosa, rifare le analisi su tutta la zona, in modo che se dovesse essere negativa la zona, sicuramente restringere il campo e dare pure spazio ai contadini e stare tranquilli, cioè ridurre l'area in cui vige l'ordinanza e consentire comunque la vendita degli ortaggi, ma questo solo dopo aver fatto di nuovo l'analisi, che non deve essere l'osservatorio, ma deve essere sicuramente l'ARPACAL. Come pure una cosa che mi rammarica pure, che noi non ci sentiamo di ogni volta fare pubbliche manifestazioni, cose, cioè, cercando quasi di elemosinare il centesimo. Purtroppo, sindaco, mi era stato anche detto da me personalmente, quando fu detto in consiglio comunale, facciamo il suo benedetto pozzo di Sant'Anna, l'abbiamo dovuto fare noi, con i soldi nostri, dei privati. Cioè, quando praticamente c'è l'amministrazione, c'è un obbligo che dice che ogni tanto vanno fatte le analisi dell'acqua potabile, quello che costava farlo, noi non ci vogliamo assolutamente, noi né ci vogliamo e né ci possiamo sostituire alle istituzioni, perché ci sono enti per poter farlo. A Sant'Anna l'abbiamo mandato. A me non risulta che l'abbiamo fatto. Noi questa cosa l'abbiamo detto, abbiamo fatto delle richieste ufficialmente, sono state arrivate via PEC al sindaco. Ora vorrei che noi facessimo un passo avanti, nel senso di arrivare a concordare un piano comune con i nostri suggerimenti, i suggerimenti che ci vengono dai cittadini, che il sindaco mi sembra che sia... Comunque, secondo me, concludo, l'ideale, secondo me, bisogna improntare tanto su queste analisi sui pozzi sentinella, perché siccome le cozze che risultato quel valore non possono aver accumulato quei valori che sono stati più alti di tutti quelli riscontrati con un solo picco. Sicuramente se ci saranno stati quei valori, vista la vita media di un mitile, sicuramente sarà stata qualcosa che è stata protratta nel tempo. Ciò potrebbe significare che era una cosa reiterata era una cosa reiterata nel tempo e sistematica. Ciò, secondo me, una delle cose su cui fare leva, soprattutto su questi controlli sui pozzi sentinella è comunque non trascurare sui sedimenti marini, come abbiamo è sul sedimento marino. Grazie Natale, avvocato. No, io sarò brevissimo. Una cosa che abbiamo sentito tutti, quindi che abbiamo fatto, non dobbiamo essere concordi, quello che si è stato acclarato, che la BP è una bomba ecologica a tutti i livelli. Ora, da quelle immagini pure che sono lì, che abbiamo visto prima, i fusti per quanto riguarda. Allora, l'assessore all'ambiente regionale doveva dire che la situazione è gravissima. Cosa si è fatto fino adesso per mettere in sicurezza quella zona? Cioè, cosa si è fatto oltre che a far vedere queste cose? Cosa vanno a fare la regione? Su queste cose? Quello che interessa adesso è sapere come devono andare avanti le cose. Grazie. Sulla BP io credo che sia noi che l'amministrazione, il comitato, ci stiamo impegnando perché sì, come i cittadini pure, ci stiamo impegnando perché non venga abbassata la guardia, e soprattutto quelle immagini che adesso Franco vi ha fatto vedere sono molto preoccupanti, e tant'è vero che la dottoressa Cardile tornerà lunedì qua perché vuole fare un nuovo sopralluogo, ma non solo alla BP, anche sulla discarica di Timpe Bianche e sulla discarica di San Leo. Scusate, questo devo parlare io. Un attimo che c'era. Se... Allora, guardate, a me dispiace quando vengo qua e sento un po' di polemica tra il sindaco, tra Andri, eccetera.
Noi dobbiamo capire che cos'è l'osservatorio ambientale e cos'è l'associazione di panteristi. Avete sentito parlare mai di gruppi intermedi o dei gruppi? Aspetta, non sto parlando. O dei gruppi di mediazione della società. I gruppi intermedi o i gruppi di mediazione della società è l'associazionismo. Sono i sindacati, è la CGIL, è la CISL, è la Confindustria, è la CNA, Confartigianato. La società si svolge nella democrazia dei partiti e dei gruppi intermedi. L'associazionismo è un gruppo intermedio. Sindaco, l'osservatorio ambientale è un gruppo intermedio. Nella società c'è una mediazione. Non tutti i partiti possono svolgere nella società le discussioni dei vari problemi, soprattutto a Siderno, dove esistono più partiti, esiste il gruppo intermedio. Esiste l'osservatorio ambientale, esiste il comitato di panterizi, si riuniscono, parlano, delineano e si interessano dei problemi politici della realtà locale, nazionale e regionale. Allora, l'osservatorio ambientale qual è? L'identità dell'osservatorio ambientale, la politica mondiale di quello che è l'ambiente. Certo, io non posso andare a confrontarmi con Trump che va a rimodellare il discorso dell'inquinamento, perché da Trump non posso arrivare. Cerco di confrontarmi con la mia realtà locale, che è il comune, e possibilmente con la regione o l'ente che non c'è più, la provincia, ma adesso si chiama città metropolitana. Perciò questo scontro politico è a volte molto forte tra l'amministrazione comunale e questi gruppi intermedi, non è positivo, è negativo. No, io ho visto lei, quando ha parlato l'amico Natale, uno scatto di nervosismo, o a volte vedo nella realtà amministrativa locale, da parte dei vostri assessori o da parte dei vostri consiglieri, uno scollamento. Io ricordo che con lei, con Natale, appena voi avete vinto le elezioni, siamo andati insieme a inaugurare una fontana, perché l'osservatorio parte sempre da quella base, dalla politica ambientale, dell'acqua, e giustamente come dice Natale, spendiamo miliardi per comprare l'acqua minerale naturale imbottigliata, produciamo plastica, produciamo rifiuti, perché questa è la società del consumismo, e noi invece ci battiamo per l'acqua pubblica. Siamo andati insieme e pensavamo di creare insieme all'associazione dell'osservatorio ambientale una comunità di utenti, una visione che purtroppo è venuta scemando, tant'è che poi le analisi le abbiamo fatte con i nostri soldi, con i soldi dei contribuenti di tutti quelli qui presenti. Perciò questa animosità che io vedo, lasciamola stare, abbiamo il problema critico, grave, dell'inquinamento dovuto, non sappiamo se alla BP o alla Sirca, confrontiamoci e cerchiamo di lavorare insieme unitamente. Grazie. Si parla, voi parlate per quanto riguarda per quanto riguarda gli analisi. Ora, noi dobbiamo pagare, giustamente, come diceva quel signore lì, noi paghiamo tutto, indistintamente tutto, ma se la Regione Calabria gli dà l'autorizzazione a chiunque sia a venire qui, a Siderno, a fare qualsiasi cosa, è la Regione Calabria che deve contribuire a smaltire, o la BP che al suo tempo, dopo 30 anni, ancora esiste la cosa della BP, o siamo i cittadini di Siderno. Questo è che voglio capire. La Regione Calabria ha fatto l'impianto di Salerno, come dice il sindaco, ha fatto l'impianto di Salerno, l'ha fatto esclusivamente per 22 comuni. Da 22 comuni siamo arrivati a 47, da 47 siamo arrivati a 50, ci è arrivata la spazzatura di Soverato, di Reggio Calabria, di Napoli, e siamo sempre ancora al punto di partenza, perché la Regione Calabria non ottempera a quello che la sua capacità, se si permette di fare soltanto un convegno e dice io mi impegnerò, ma cosa si impegnerà? Cosa si impegnerà? Se uno va alla Regione Calabria e fa l'assessore o fa il consigliere, il consigliere che ha le sue responsabilità, è inutile che me la piglio col sindaco. Il sindaco, se è il sindaco di Siderno, che faccia il sindaco di Siderno, che si fa rispettare? Non sono io cittadino, come dice quel signore lì, che io sono i cittadini attraverso, ma i cittadini sono stanchi, sono stupi di qualsiasi cosa che state contribuendo a fare voi, tutti. Guardi, il suo sfogo noi lo accettiamo
Adesso voglio dire una cosa. Noi qui non c'è chi sta da una parte e chi sta dall'altra, perché io credo che siamo tutti dalla stessa parte in questo momento, per cui evitiamo di innescare polemiche che ci potrebbero portare a divisioni che in questo momento non sono assolutamente opportune. Noi adesso in questo momento stiamo affrontando una criticità nuova rispetto alle altre che c'erano e stiamo facendo un lavoro in maniera tale che a questa criticità noi possiamo agganciare le altre in modo che il territorio possa venire fuori da una emergenza ambientale. Quindi in questo momento, poi guardate, noi siamo un'associazione di volontariato, noi così, ma la funzione dell'associazione di volontariato sapete che è una funzione essenziale all'interno di una società, ma non solo dove le istituzioni non funzionano, anche dove le istituzioni funzionano. Io vi posso dire, tanti anni fa il sindaco di Scandiano, che è il paese dove è nato Romano Prodi, mi ha detto che loro l'80% dei servizi sociali li svolgono con opere di volontariato, per cui noi mettiamoci una mano sulla coscienza, noi non siamo a questo livello, perché le associazioni di volontariato qualche volta vengono anche malviste rispetto a quello che fanno all'interno di un territorio. Però io direi che in questo caso è inutile tirare fuori polemiche che ci possano portare a divisioni. Noi abbiamo un obiettivo comune, anche se, come dicevamo prima con Franco, non abbiamo visto che la popolazione ha piena coscienza di quello che sta succedendo. Perché se, come l'altro giorno la dottoressa Campino diceva, se a noi avessimo detto che qui ci sono sotterrati rifiuti radioattivi, sarebbero tutti qui per dire se adesso moriamo subito, no? E quindi invece noi stiamo parlando di una situazione, ne stiamo parlando con pacatezza, ma non perché noi non siamo realmente preoccupati, noi siamo realmente preoccupati e stiamo cercando una via d'uscita, perché sapete bene che qui non c'è né la volontà del cittadino, né la volontà dell'associazione, né la volontà del sindaco e forse neanche la volontà della regione basteranno per venire fuori da questa emergenza che si è creata a Siderno. Per cui cogliamo questo momento, da una crisi vediamo di trasformarla in positivo e di farlo diventare un momento di aggregazione in maniera tale che noi possiamo far sentire la nostra voce a tutti i livelli. Adesso è inutile che noi ci mettiamo a scrivere un'ulteriore lettera a Mattarella, qui tutti scrivono lettere a Mattarella, Mattarella il giorno 19 verrà qui e leggerà solo lettere. Noi dobbiamo solo avere coscienza di quello che sta succedendo e dobbiamo avere coscienza che ci dobbiamo far sentire come cittadini, come associazioni e anche come amministrazione, tutti insieme. Silvio, puoi venire avanti che c'è bisogno. In attesa che Silvio arrivi, noi avremmo pensato, dall'altro, voglio dire, il 21 l'Ordi diventerà il centro nazionale, nel senso che ci sarà la grossa manifestazione sulla memoria, ci saranno televisioni, ci sono cittadini, quelli ammazzati per mafia, eccetera, familiari. Avremmo pensato di andare il 21 con un nostro striscione, ma con quelli che vanno, a partecipare a questa manifestazione. Per cui invitiamo, è un modo per farsi vedere. Serve per portarla a livello nazionale, perché può anche darsi che qualcuno ci noti, diffondono, perché siamo chiusi qui dentro. Allora noi pensiamo, se c'è una buona partecipazione, se non sbaglio il martedì prossimo, sì, martedì prossimo di andare a Londra. È un modo per essere attivi, cioè, al di fuori delle discussioni lunghe. Non possiamo fare niente, solo a livello internazionale. No, si può fare, ma il problema grosso. No, ma il problema grosso è che si può fare, guarda, adesso poi ti faccio parlare a Silvio. Da quanto ho capito nessuno può fare niente perché il furto è detrattato, io abito là, di fronte alla fabbrichetta, i furti sono là, la puzza è là, ci lamentiamo, ma è sempre un lamentare, così non possiamo fare niente, è inutile che parliamo, è inutile che stiamo qua, voi non potete fare niente, a livello solo... Scusate, ti interessa anche l'assessorato all'ambiente, l'assessorato alla salute, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente. Scusate, sono già tutti interessati. Questo, lo facciamo parlare gentilmente. No, devo dire, signora, devo dire che come concittadino appoggio moltissimo le parole della signora. Riconosco però agli osservatori di Siderno, che sono strutture e associazioni encomiabili, il lavoro che stanno facendo,
scorgo anche un piccolo conflitto di interessi tra però io andrei poi a parlare dall'altra parte, un piccolo conflitto di interessi tra associazione di volontariato meritorie e tecniche e associazione amministrazione comunale. Come cittadino siciliano sono disorientato, perché si sta parlando di acqua e scopriamo che ci sono dei pozzi con valori fluttuanti. Io non entro nella parte tecnica perché non conosco la materia, quindi sto bene attento a esprimermi. E d'altra parte diamo dentro l'ABP. Su questa questione dell'ABP non ci troviamo. Voi non siete tenuti a darci l'assicurazione sui valori delle sostanze tossiche. Tutta la comunità di Siderno deve unirsi, tutti i partiti, tutte le associazioni e il sindaco in testa, per organizzare forme di protesta democratica, ma non con gli striscioni e le bandiere. Una comunità unita che si metta di fronte al proprio interlocutore in maniera ultimativa. Perché non cresciamo da questo punto di vista sociale? Perché gli osservatori sono necessari per darci le notizie tecniche ed è un lavoro encomiabile, è insufficiente la partecipazione attiva e la capacità contrattuale di esigere la tutela della salute. Altro che tutti gli argomenti che abbiamo tirato stasera fuori, non c'entrano con la nostra capacità di esigere la salute pubblica. È qui che invece anche voi che siete tecnici dovete darci una mano a noi cittadini a risvegliare verso il nostro interlocutore principale, che è la Regione Calabria. Non ci sbagliamo, non è il governo, è la Regione Calabria che deve tirarci fuori da questo guaio. Ma mi pare che questo è un ragionamento rarefatto, si prende tempo, si guardano bene i valori. Verrà il consigliere, verrà anche l'assessore, ma insomma, chi coordinerà allora questa protesta democratica? Chi si assume la responsabilità? I cittadini si devono chiedere che il sindaco si assuma questa responsabilità e si trasformi nei suoi propositi, che sono più rivoluzionari dell'80% delle persone che sono qua dentro, e si faccia portatore delle istanze di tutti i cittadini, quelli che pagano le tasse e quelli che non le pagano, però che muoiono lo stesso. Scusate. Piace un fatto, perché forse non hai seguito attentamente la questione della cultura. No, ma ti voglio dire, tu ce l'hai come parlare dal sindaco. Io voglio sottolineare, guardate, se c'è uno che non scappa davanti alla propria responsabilità è Pietro. Allora scusatemi signora, se fatemi finire, ma dobbiamo chiarire, sì, dobbiamo chiarire che abbiamo avuto per tantissimi anni questa bomba, nessuno ha parlato. Adesso la bomba è stata riesumata, abbiamo trovato le carte, abbiamo scritto, abbiamo portato. Tu sai che c'è stato proprio qualcuno molto vicino a te che ha fatto una bellissima interrogazione parlamentare per mettere un paletto. La cosa che sto dicendo, quando ci muoviamo, dobbiamo avere dietro le spalle o con noi o nelle tasche dei documenti che siano legittimati dalle istituzioni preposte a queste questioni. A me servono le analisi dell'ARPACAD. Io non sono sceso nei particolari per dire che cosa è successo tra l'ARPACAD di Reggio che ci sta seguendo e l'ARPACAD di Catanzaro che sostanzialmente stava mettendo il bastone fra le ruote. Non vi ho detto stasera che scontro è successo tra l'assessore regionale all'ambiente e i vertici dell'ARPACAD, perché queste sono cose che sono una vergogna delle istituzioni democratiche. Allora, per non svilire il discorso, sostanzialmente mi sono tenuto un po' più alto su questa questione. La questione BP, se affrontata, noi l'abbiamo già avviata con il Presidente della Regione, il quale ha chiesto una tregua per avere il tempo di portarla al Ministero dell'Ambiente, dove già sono arrivate delle interrogazioni. Vuoi sapere il sistema Italia come funziona, Silvio?
perché noi operiamo e dobbiamo stare attenti a non restare impiegato o impantanati nelle sabbie mobili del sistema Italia. L'interrogazione fatta per l'ABP sostanzialmente in Parlamento non va a finire al Ministero dell'Ambiente, va a finire al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute chiede all'assessorato regionale, l'assessorato regionale chiama qual è il problema, io gli spiego che il problema lo conosce il Presidente. Ah, dice, ma non è di mia pertinenza, dice l'assessorato regionale alla sanità. Dice, ma guarda che io, sindaco di Salerno, non mi sono rivolto all'assessorato regionale alla sanità. Noi attraverso un parlamentare ci siamo rivolti al Ministero dell'Ambiente e io come sindaco ho parlato col Presidente della Regione. Il Ministero della Salute che c'entra? Allora, per spiegare in Parlamento che l'interrogazione era al Ministero dell'Ambiente, ma al Ministero della Salute ci è voluto, caro sindaco. Stasera per la prima volta arriva una lettera dal Ministero, stasera l'ho vista sul tavolo, protocollata oggi, dal Ministero dell'Ambiente, dove chiedono se è vero che sta succedendo una certa cosa, non per l'interrogazione parlamentare, ma per un altro ricorso fatto da un'altra associazione. Questo è il sistema. Io non sono venuto qua a dirvi l'accio e l'acciuolo del sistema Italia che conosco discretamente. Sono venuto a discutere un problema. Quando l'amico Angelo mi diceva che mi sono... Scusa, noi abbiamo 4 vicere qua. Questo è il corpo dei vicere. Se noi non riusciamo nemmeno a controllare sostanzialmente se funziona il depuratore o non funziona il depuratore, se io ho accennato che sostanzialmente credo che arriveranno in asseno per fare questo servizio, te lo devo fare io, non lo posso fare, non posso fare il vigile. No, perché se avesse avuto una forza diversa, spero col tempo di organizzare, noi dovremmo avere 30 vigili, quando usciamo da sti guai è un corpo che deve essere selezionato e qualificato per dare una risposta sostanzialmente per tutte queste cose, perché avendo gli strumenti a disposizione tanti servizi si possono fare, ma se io non ho gli strumenti, questo ti ho potuto fare in queste condizioni, senza scappare, senza dire e senza negare niente su quello che c'è, quella che è la realtà. Ma non vorrete discutere di una realtà sostanzialmente, significa caricare di colpe chi sostanzialmente non è stato certamente la causa di questa situazione. L'acqua cancerogena non l'ho fatta io, la BP c'era. La BP noi dobbiamo rimuovere sostanzialmente, riuscire a rimuovere, perché questa è la bomba oggi ancora sotto custodia giudiziaria. Ancora oggi sotto noi per entrare. L'altro giorno abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, se no non si poteva entrare. E ma da 20 anni, mi pare 10 anni, 15 anni che è sotto custodia giudiziaria. Nessuno ha affrontato il problema, io non mi tiro indietro. Noi dobbiamo risolvere questo problema perché ne va del futuro di Salerno su questa questione.